Hi guys, oggi parliamo di un'espressione che in inglese vuol dire figuriamoci un po' o figuriamoci. Let alone. Vediamo come è formata. Let è il verbo permettere, alone è solo, quindi insieme potrebbero non avere lo stesso significato, ma come frase idiomatica, ovviamente come espressione usata in Inghilterra, è proprio figuriamoci un po'. Vediamola un po' in qualche esempio. He never read a newspaper, let alone a book. I can't even fit in a medium size, let alone in a small. Espressioni alternative a let alone potrebbero essere not to mention or without taking consideration. In italiano si possono tradurre per non dire o nel senso proprio di figuriamoci. E dato che stiamo facendo inglese, una frase ovviamente va fatta. English is important for adults. Let alone for children. Bene, mi fermo qua per oggi e intanto se ti è piaciuto questo video, mettici un mi piace, condividi i tuoi commenti qui sotto e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per restare sempre aggiornato su nuovi contenuti in uscita ogni settimana. Ti ricordo anche il mio canale, Grace Verlaine, su Instagram, dove potrai essere sempre aggiornato anche lì su storie e curiosità inglesi che ogni giorno vengono postate. Keep learning English by Grace.